C'è stata un'azione corale, ma animata da un modello, coniugare efficienza della spesa, economicità dello stesso risultato. Questo era un luogo abbastanza precario, insomma, per usare un eufemismo. Ebbene, noi abbiamo pensato di riordinarlo. Si può fare in due modi la sistemazione di un luogo, di un posto. Facendo un bel capitolato, mettendo su che fosse una spesa consistente, oppure fa riferimento che fosse l'idea di economia di scala. E quindi adesso è tutto ancora in fase di allestimento. Questi due contenitori erano presso la sezione, questo già 4 mesi fa, 5 mesi fa, presso la struttura del tribunale dismessa, quella di Vettore e Corcione. Erano vetrinette che dovevano andare magari ad essere smaltite, ho detto portatele al comune, le mettiamo là. Certamente non erano nell'ordine che sono adesso. Devo ringraziare la signora che si è attivata in maniera spontanea e l'abbiamo in qualche modo sistemata, e vedo che il pregio, la qualità è anche, quindi costo zero. Questo tavolo era presso un ufficio che abbiamo liberato presso il macello. Il tenente Mezzacapo diceva, ci faceste un bel tavolo là, andiamolo a vedere. Se vedete presenta qualche buco sopra, insomma qualche bruciatura, qualche zozzone che ha messo su la sigaretta, eccetera, eccetera. Tra qualche giorno arriva anche un vetro, che è l'unica cosa che acquisteremo. Il tavolo mi pare che sia di qualità e sia anche un qualcosa che non andava dismesso. I divanetti erano all'urbanistica. Passiamo. Grazie anche alla sollecitazione del dottor Arduini, che ogni tanto ci fa anche qualche opportuna o inopportuna. E quindi siamo andati là, ho visto questo divano, un divano rosso molto bello, che qua forse non andava bene, abbiamo messo quello all'urbanisti e i due, che sono anche di pregio, li abbiamo spostati qua. E avevamo questo busto di Iommelli su uno scaffale. L'idea è stata, recuperiamo un stata l'occasione di 300 anni, cioè, mi pare che sia anche un qualcosa che può restare in futuro come simbolo di questa occasione di 300 anni di Iommelli Cimarosa. Quanto è costato la colonna? Per la verità, chiamati alcuni marmisti, l'hanno elaborato. Quando alla fine abbiamo detto che cosa, ci sono sindaco, a noi fa piacere perché è stata un'occasione, abbiamo capito che Iommelli, questa è una cosa nostra che resta, eccetera eccetera, e quindi poi si potrà dire che la formula non è proprio quella puntuale, no, che bisogna per ricevere un'offerta bisogna fare una serie di cose. Quindi presumo che abbiamo in qualche modo, sempre in quell'idea di risultato finale concatenato anche alla proporzione che deve avere, diciamo anche per ragioni, posso dire, di responsabilità che abbiamo oggi, no? Rispetto a chi ha necessità, a chi ha bisogno. Cioè questo palazzo dovrebbe in qualche modo confortare anche il cittadino in termini di visione strategica rispetto all'utilizzo delle risorse. Quindi, morale della favola, in questa stanza, così come la vedete, e sarà sicuramente ancora più importante e significativa, perché la utilizzeremo anche per presentare l'occasione del premio giuridico Vincenzo Caganiello, sarà sicuramente riportata la dignità che deve avere un luogo di questo palazzo e che non c'era come tipo di riferimento. Quindi, morale della favola, in questa stanza, compreso le tende, io penso che abbiamo speso sui 3.000 euro, recuperando mobili, recuperando divani che altrimenti sarebbero stati dismessi, magari abbiamo dovuto pagare anche un costo che anche il comune paga, il costo dello smaltimento. L'altra cosa che volevo dire, noi abbiamo avuto questo grosso omaggio della famiglia Caganiello. I libri stanno qua da quando sono arrivati, una parte, l'altra parte sta in biblioteca. Arduino ha fatto fotografie di altra cosa. questo molto chiaramente, perché i libri stanno qua,
in attesa di essere una parte posizionata all'interno, mettere in mano una tale. Ricordo, perché saremmo in quell'occasione del premio giuridico Vincenzo Canier, con la signora anche Vitaliano, la vedova, che è stata sicuramente gentilissima nel immaginare questo viaggio alla città. Tra l'altro nei testi ho visto anche la partecipazione di Vincenzo, che è uno dei più grandi costituzionalisti d'Italia, e quindi abbiamo le firme autentiche di coloro i quali hanno partecipato insieme a noi ad ambulare degli studi, e quindi verranno questi, la parte più significativa, posizionati in questi due, in queste dignitosissime. Tra l'altro, se ci fate caso, nella città di Aversa non c'è nessuna foto di nessuno dei grandi personaggi che hanno dato lustro a questa città. Stiamo cercando anche con fatica, alla buona sicuramente, non possiamo pensare che sono quadri che si possono anche sistemare nel Museo del Louvre, però è sicuramente un simbolo, un inizio di percorso che può e deve in qualche modo dare anche riscontro alle nuove generazioni rispetto anche agli uomini che in qualche modo ci hanno dato determinati riscontri. Quindi Alfonso Calla, Domenico Cimanosi, Vincenzo Cananiel, Nicolò Iommerli, stiamo cercando di recuperare anche una foto da cui poi possiamo ricavare anche un'ulteriore immagine. Berti, ragazzi, pure. Di Roberto, il ministro Roberti. E poi contemporanei vediamo un po'. Insomma, questo è il dato. Mi pare che questo sia un modo di intendere la partita, perché si può intendere in due modi. Pegniamo 50.000 euro e poi naturalmente è molto semplice come tipo, però per quanto ci riguarda, per quanto è assolutamente molto più gratificante dimostrare quello che stiamo dicendo questa mattina, che sta esattamente il modello a cui ci siamo riferiti in tutte le articolazioni e in tutte le occasioni di programmazione e di spesa rispetto alle cose che abbiamo realizzato. Questo è quello che, ma ho preferito dare uno sguardo insieme perché per me è un motivo anche di soddisfazione. E io vorrei che in qualche modo si recuperasse questa idea. A questa idea non è che ho dato un contributo io, perché io posso porre il modello, l'organizzazione è stata fatta da dipendenti comunali, i quali si sono appassionati a questo tipo di progetto. Non è sufficiente che la penso io una cosa, ma che si innervi nella testa e nelle gambe di uomini e donne anche dell'apparato burocratico di questo palazzo, che il prototipo deve essere questo qua. E la città di Aversa, rispetto all'applicazione di questo prototipo, può arrivare dove vuole, perché è la città più ricca d'Italia. Quello lì che avete voi recuperato, sulla mia scrivania, per cosa? Il quadro di lui, no? Ma quello poi è una cosa.